concluse aumentano di numero mensilmente. Siamo a 692, quest'opera, Calatrava, visibilissima, non era stata inclusa fra le opere che erano state ritenute inconcluse. L'abbiamo inserita ora, quindi nel 2015 ci sarà. Quest'opera è stata segnalata in ritardo, noi sapevamo che c'era, però aspettavamo che le istituzioni locali la censissero come opera che non era stata ancora terminata. Nel sito semplicemente abbiamo notato che nei vari elenchi delle opere incompiute registrati dalle singole stazioni appaltanti, alcune importanti, anche di mediatica rilevanza, non erano state inserite, e questa è di tale rilevanza anche mediatica da poter essere vistosa. Pare strano questa dimenticanza, visto che è un'opera così grossa. Io rispondo di quando faccio il rettore io, non ciò che si faceva 10 anni fa, lo capiscono, non c'ero l'anno scorso, ma io voglio guardare quello che faccio io, rispondo di quello che faccio, non di quello che fanno gli altri. Allora, come le ho detto, sono stato eletto rettore dal 1 novembre, mi sono immediatamente attivato. Cosa devo fare di più? Non lo so, lei dice di chi è la colpa, io che ne so. La prima persona che ho incontrato è il vice ministro Nencini, il che vuol dire che mi sono mosso subito. Io ho detto: scusa, ma noi dobbiamo immediatamente entrare in questo elenco che è partito. Abbiamo sollecitato tutti, nel senso che destinatari della norma sono tutti i soggetti a bilancio consolidato previsti da un allegato a una norma di contabilità. E anche l'università. Tra cui anche le università. E personalmente ho scritto le lettere a tutti i soggetti per ricordare di questo adempimento. In questo paese facciamo questo sport di trovare sempre il colpevole o di chi è la colpa. Qui il problema è un altro, bisogna smetterle di andare a cercare tu non l'hai fatto, io non l'ho fatto. Qui si tratta di vedere cosa fare, alzarsi le maniche. Io sono abituato a fare in maniera diversa, non guardo mai indietro, guardo avanti. Una volta che avremo il pacchetto complessivo cercheremo anche di trovare i fondi, con un auspicio che i fondi per investimento, come richiesto dal governo e dal presidente Renzi, vengano liberati in Europa dal patto di stabilità. Liberati dal patto di stabilità è possibile mettere in circolo una serie di fondi miliardari da destinare fra l'altro non soltanto alle scuole ma anche appunto a opere che abbiano queste caratteristiche. E si parla dell'ordine di? Complessivamente di 1,2 miliardi. Se inserisco all'interno anche Calatrava andiamo grosso modo a 1,5 miliardi di euro. Noi rifaremo però per ogni opera, soprattutto per quelle più significative, una valutazione precisa, aggiornata del costo per arrivare alla loro conclusione. Calatrava in testa.